Ciao a tutti, io sono Asia e questo è un nuovo video. In questo video vi farò vedere come passare da questo look giornaliero a questo look da sera utilizzando pochissimi prodotti, quindi pochissimo tempo. Magari questo sono dei make-up che si possono realizzare, non so, quando siete in vacanza, dove volete essere truccate ma non troppo, e avete soprattutto poco tempo perché è solo per divertirvi. Quindi questo è il primo look e vi lascio la realizzazione. Allora, iniziamo con il look da giorno. Io vado ad usare la palette, questa qui di Revolution, e inizio sfumando all'interno della piega questo colore qui. Essendo il look estivo, ovviamente, ho cercato di coprire il meno possibile la pelle. Ho applicato giusto un po' di correttore sul mento, che è la zona dove ho più imperfezioni, e sulle occhiaie. Poi vado ad applicare sulla palpebra un mix tra questi due colori. Insieme i due colori con il pennello di prima. Poi, sempre con lo stesso pennello, prendo questo colore qui di punta e vado a scolorire poco poco la parte esterna dell'occhio, creando una sorta di eyeliner. La piega. Poi vado a intensificare anche la parte inferiore dell'occhio applicando una matita viola, e io uso questa qui di Avon, che come vedete è anche brillantinata. La vado a sfumare da qui sotto. Andiamo ad applicare il bianco, sempre dalla stessa palettina. Piegaciglia e mascara. Io uso il mascara, questo qui di Pupa, il Vamp. Facile e veloce da realizzare, proprio perché è pensato per la mattina, e ovviamente di mattina nessuno ha mai tanto tempo, o almeno se siete tutti ritardatari come me, sapete che la mattina non c'è tempo. Fatemi sapere voi qual è il prodotto che applicate più tempo ad applicare la mattina, o in generale nell'arco della giornata quando vi truccate. Io sicuramente il mascara è il prodotto che impiego più tempo, quindi è l'occhio finito. È un look molto carino, fresco, rapido e veloce. E questo con entrambi gli occhi finiti. A me questo look piace tantissimo, molto rapido da riprodurre, anzi se applicate con le dita, anzi che usare i pennelli, è ancora più veloce. E poi, proprio perché è mattina, siamo in ritardo, tutto quello che abbiamo già detto, andiamo con un semplice gloss
sulle labbra e io vado ad applicare in particolare questo qui di Pupa, che è il Metal Lip Fluid nella colorazione, c'è un nome, lo so che c'è un nome, 01. E adesso passiamo al secondo look, quindi quello da sera, che ovviamente prevede come primissima cosa l'applicazione dell'eyeliner. Allora, prima cosa vorrei scusarmi per la voce. Ebbene sì, sono ancora raffreddata. Non si sa come sia possibile, ma è così. Ok, eyeliner fatto, vado a scurire leggermente la parte esterna dell'occhio con il viola scuro, questo qui stavolta, che abbiamo applicato prima per fare l'eyeliner. Scurito leggermente la piega, prendo il pennello e vado proprio a fare questa cosa per prendere il glitter, e questa volta non applico trascinando, ma tamponando, in modo da riuscire a far vedere i glitter. Ok, come vedete già è più intenso. Spero che riusciate a percepire un pochettino i micro glitter che ci sono all'interno dell'ombretto qui soprattutto. Riprendo il bianco e lo ritampono qua per fare il punto luce, ed eccoci con il secondo occhio. Io inizierei applicando la matita, questa qui di Astra, la numero 44, che è questo rosso viola mattone, non lo so definire. Questo è l'effetto con la matita, così sa tanto di spagnola, olè. Ma io in realtà ho portato anche questo qui, un rossetto liquido, questo è di MAC, che è un brand che si vende su Avon. Comodissimo, perché nonostante avessi fatto già il bordo, guardate come mi è tutto storto, che sì, è troppo flessibile. E quindi questo è il secondo look terminato. Fatemi sapere voi che ne pensate giù nei commenti, lasciatemi un pollice, come sempre io accetto tutti i vostri consigli, quindi non esitate a scrivermi. Quindi il video finisce qui, come sempre spero che vi sia piaciuto, se c'è così stato fatemelo sapere e niente, un bacio.